once again. Avvocato e autore di circa 150 testi, tra commedie, libretti d'opera e melodrammi, Carlo Goldoni, veneziano, appartenente al ceto borghese, di cui condivise principi e valori fondamentali, riformò e modernizzò il teatro comico, frantumando le convenzioni, gli stereotipi e le esagerazioni della commedia dell'arte, che aveva trionfato nell'età barocca. Egli, nelle sue commedie, rifiutò sia l'impiego di maschere tradizionali come Pantalone, Il Dottore, Brighella e Arlecchino, sia l'improvvisazione delle battute da parte degli attori comici che nella commedia dell'arte si limitavano a seguire un sommario canovaccio e un repertorio ben consolidato di battute e trovate di vario genere. La riforma di Goldoni non fu improvvisa ma graduale e incontrò qualche ostacolo da parte degli stessi attori che ora dovevano imparare a memoria la parte e degli impresari che temevano di perdere il favore del pubblico. Nella sua riforma Goldoni si ispirò al Libro del Mondo, una palestra per l'analisi e la comprensione delle passioni umane, e al Libro del Teatro, per conoscere con quali colori si dovevano rappresentare sulle scene i caratteri, le passioni, gli avvenimenti che si leggevano nel Libro del Mondo. Con le sue commedie Goldoni non mise mai in discussione le gerarchie sociali della Repubblica Oligarchica di Venezia e si rivolse ad un pubblico di spettatori paganti, socialmente eterogeneo, di cui conosceva perfettamente umori e bisogni. I personaggi delle sue commedie, costruiti realisticamente e con una precisa definizione dei loro temperamenti, sono mercanti, nobili, servi e popolani, donne di garbo e rusteghi. Nel 1738 Goldoni scrisse la sua prima commedia, Il Momolo Cortesan, nella quale la parte del protagonista fu scritta per intero, mentre le altre parti furono lasciate ancora all'improvvisazione degli attori. Tra il 1742 e il 1743 compose La Donna di Garbo, che fu il primo caso di commedia interamente scritta con battute definite per tutti gli attori. Nel 1744 Goldoni fu costretto a lasciare Venezia per ragioni economiche. Aveva molti debiti e raggiunse prima Roma, poi Rimini e infine Pisa, dove per qualche tempo tornò ad esercitare la professione di avvocato pur continuando a comporre testi per il teatro veneziano. Dal 1748 al 1753 Goldoni lavorò al Teatro Sant'Angelo di Venezia per la compagnia Medebach, scrivendo un numero elevato di commedie nelle quali ebbe un rilievo centrale la figura del mercante veneziano. In seguito firmò un contratto decennale con Antonio Vendramin e passò a lavorare al Teatro San Luca. La commedia più famosa di Goldoni è La Locandiera. In tre atti fu messa in scena nelle prime settimane del 1753 al Sant'Angelo di Venezia. Al centro della scena teatrale spicca la figura di Mirandolina, la quale, nell'ambiente ristretto di una locanda, orchestra una composita schiera di corteggiatori. Il marchese di Forlipopoli, il conte d'Alba Fiorita, il cavaliere di Ripafratta, che riesce a far innamorare nonostante la sua misoginia, e il giovane cameriere Fabrizio, che alla fine Mirandolina decide di sposare. Nel 1761 Goldoni accettò l'invito da parte della Comédie Italienne di trasferirsi a Parigi, dove incrociò illuministi del calibro di Diderot, Rousseau e Voltaire. Ricoprì l'incarico di insegnante d'italiano presso la famiglia reale e nell'arco di un quinquennio scrisse in francese la storia della sua vita. Goldoni morì a Parigi il 6 febbraio 1793 in condizioni di effettiva miseria, dopo che la sua pensione reale gli venne revocata a causa dello scoppio della Rivoluzione francese.